Un'altra cosa che volevo con questo libro era di superare l'immagine della donna vittima. Io volevo una protagonista che fosse capace di difendersi e che fosse capace anche di difendere gli altri e che fosse in grado di riprendere la propria vita e di combattere chiunque per arrivare alla verità. Una donna forte. E questa donna è incarnata da Colomba, nonostante il nome così leggiadro, che è un poliziotto che non si ferma davanti a niente pur di salvare una vittima, salvare le persone che lo meritano e soprattutto arrivare a una verità che nessuno vuole, come dico sempre. Ma allo stesso tempo volevo un personaggio maschile che potesse essere fragile, che non dovesse essere necessariamente l'uomo vincente, il maschio alfa, che potesse avere la sua fragilità e la sua debolezza. E questo è incarnato da Dante, e a cui io mi sento molto vicino.